siamo arrivati ormai alla fine dell'anno. Il Capodanno è veramente famoso per tutti gli spettacoli di fuochi artificiali che vengono scoppiati più o meno in tutta Italia o in tutto il mondo. Magari qualcuno di voi ha voglia di provare a fotografarli e quindi in questo video ripassiamo come fotografare i fuochi d'artificio in meno di 5 minuti. I fuochi artificiali vengono scoppiati con il buio, quindi tendenzialmente di notte. Questo può subito farci pensare che sia un genere di fotografia che abbia poca luce a disposizione. Ma in realtà non è così. Ne avremo fin troppa ed anzi dovremmo essere bravi noi fotografi a gestirla per non rovinare le nostre fotografie. Gli strumenti necessari per fotografare fuochi d'artificio sono davvero pochi. Basta una qualunque macchina fotografica che ci permette di gestire i parametri in modalità manuale. Va benissimo anche uno smartphone. Per la scelta delle lenti non c'è bisogno di avere delle lenti particolarmente luminose, veloci e costose. Va bene una qualunque lente, meglio se grandangolare e meglio ancora se zoom per poter gestire al meglio la lunghezza focale. Personalmente consiglio caldamente anche di utilizzare un treppiede, un qualunque treppiede andrà benissimo. E quando si utilizza un treppiede è bene anche avere un pulsante di scatto remoto come questo. Volendo potresti anche usare l'applicazione che il tuo brand mette a disposizione per comandare la macchina fotografica. Non serve davvero nient'altro per fotografare i fuochi d'artificio. La tecnica per fotografarli, che preferisco, è quella delle lunghe esposizioni, e da qui la ragione per cui serve il treppiede. Andremo a scattare delle fotografie per alcuni secondi in modo tale da riuscire a catturare tutto il movimento del fuoco d'artificio che esplode nel cielo. È vero, i fuochi d'artificio esplodono molto rapidamente, quindi si potrebbero fotografare anche a mano libera senza treppiede, ma in realtà compongono l'intero disegno in alcuni secondi, e quindi fotografando con dei tempi rapidi a mano libera potremmo non avere il disegno completo nelle nostre fotografie, cosa che riusciremo invece ad ottenere usando delle lunghe esposizioni sul treppiede. Mi raccomando, ricordati di disattivare la stabilizzazione del sensore o delle lenti quando scatti sul treppiede, e mi raccomando spegni anche dalle impostazioni la riduzione del lumore per lunghe esposizioni, altrimenti perderai un sacco di tempo. Vediamo adesso i parametri di scatto. Dal momento che è un genere di fotografia che ha tanta luce a disposizione, ne dovremo scegliere dei parametri di scatto in modo tale da non bruciare le nostre foto, da non perdere i colori e i dettagli dei nostri fuochi. E la lunga esposizione di solito va esattamente contro questo principio, quindi non sarà facile, dovremo fare alcuni tentativi. Personalmente consiglio di usare il valore di ISO più bassi possibile nativi della tua fotocamera, ad esempio ISO 100. Non abbiamo bisogno di aumentare la luminosità delle nostre foto. Poi scegliamo un valore di diaframma abbastanza chiuso per permetterci di avere una buona profondità di campo e avere a fuoco tutti quanti i fuochi d'artificio che esplodono in tutte le direzioni. E inoltre con un diaframma chiuso possiamo anche ridurre la luce in ingresso e impedire di bruciare i nostri fuochi d'artificio. Personalmente parto sempre da un valore intorno a f8 o f11. Per la scelta del tempo di scatto invece incomincio sempre con 3-4 secondi di scatto e poi faccio dei tentativi, verifico le foto scattate se non sono troppo chiare o troppo scure e poi aggiusto di conseguenza. Alcune fotocamere, per poter utilizzare il pulsante di scatto remoto e utilizzare dei tempi a scelta tipo 3-4 secondi, richiedono di essere messe in modalità B-Bulb, quindi verifica sempre sulla tua macchina fotografica come fare. A questo punto, verificando le nostre immagini, possiamo vedere se serve far entrare più luce nella nostra fotocamera e quindi prolungheremo il tempo di scatto o apriremo un pochino il diaframma, oppure se serve farne entrare meno, cosa ben più probabile, per non bruciare i nostri fuochi, quindi ridurremo un pochino i tempi di scatto e andremo a chiudere il diaframma. Per quanto riguarda la messa a fuoco, io ti consiglio di preparare già la macchina prima mettendo a fuoco, usando l'autofocus, un punto luminoso abbastanza lontano, in modo tale da essere già pronto per quando scoppieranno i fuochi. A quel punto passo in modalità di fuoco manuale e la messa a fuoco non verrà più variata. Con questo non ti resta che sperimentare e scegliere i parametri di scatto corretti per la situazione in cui stai scattando, che dipenderà anche dalla grandiosità dello spettacolo pirotecnico e dalla luce ambientale a disposizione se sei in una città oppure non è notte fuori. Tieni presente che la maggior parte di fotografie di fuochi d'artificio che si trovano in giro sono fotografie composite, vuol dire che sono tante fotografie di fuochi messe assieme in post-produzione successivamente per far sembrare un'unica fotografia con tantissimi fuochi d'artificio al suo interno. Non è assolutamente obbligatorio utilizzare questa tecnica, ma è altamente consigliata se sai un pochino lavorare su dei software di post-produzione. In questo caso può essere utile e conveniente anche fare una fotografia del contesto, della città, della chiesetta, del lago che stai fotografando con i fuochi d'artificio, senza i fuochi d'artificio, utilizzando dei parametri di scatto ad hoc per averlo ben esposto. Poi successivamente in post-produzione andrai a unire tutto quanto assieme e renderlo coerente. Se vuoi sapere più nel dettaglio come fotografare i fuochi d'artificio, dai un'occhiata al video ben più lungo che puoi trovare sul canale o anche iscritto qua sotto in descrizione. E nel frattempo non mi resta che augurarti buone fotografie di fuochi d'artificio e buon anno! Ci vediamo nel prossimo video, ciao!